Buongiorno amici di Due Ruote, sono sul pick up e non sono solo. Punto numero uno, perché sul pick up è caricata una BMW R1250 GS Adventure sporcata a dovere dopo un bel giro. Punto numero due, perché a fianco a me c'è Roberto Diano. Presentati Roberto. Ciao Pino, sono Roberto Diano, lavoro per la Splash Design, che è un'azienda che importa e distribuisce in Italia vari prodotti, tra cui quelli che faremo vedere oggi, che sono quelli della MacOff. Lo avete capito, oggi parliamo di pulizia. Proprio per questo ci stiamo recando nel nostro Due Ruote Garage per scaricare la moto e iniziare i lavori che cercheranno di riportare a nuova vita questa BMW GS 1250 Adventure. Allora Roberto, la moto forse l'hai intravista dal pick up, ma hai già idea su cosa utilizzare per farla tornare a nuova vita? Allora, visto che lavoriamo all'interno di un garage dove non potremo utilizzare l'acqua, utilizzeremo dei prodotti specifici, uno shampoo da utilizzare senza acqua e dei prodotti per pulire le plastiche sia lucide che opache per riportarle a nuova vita e a nuovo splendore. Ottimo, ottimo Roberto. Quindi se ho capito bene, la laviamo senza acqua? Esattamente. Mi hai incuriosito molto. Andiamo a vedere subito, dai. Eccoci Roberto, abbiamo scaricato la moto e devo dire che è parecchio sporca, forse più di quanto mi aspettassi. Tu come interverresti qua? Allora, questa moto è parecchio sporca, c'è parecchio fango, l'ideale sarebbe lavarla con uno shampoo adatto da utilizzarlo con l'acqua. Però su alcune parti possiamo provare a lavarla con lo shampoo senza acqua per far vedere come funziona il nostro prodotto. Quindi mi aspetto che per fare questo lavoro utilizzerai i prodotti che ti sei portato dietro. Certamente. Andiamogli a vedere un attimo. Va bene. Roberto, c'è di tutto, hai portato di tutto, liquidi rosa, spray, bombolette, dimmi un po'. Allora, per il lavaggio senza acqua andremo a utilizzare questo prodotto, che è uno spray da utilizzare per lavare senza l'acqua. Sulle superfici opache possiamo utilizzare questo prodotto che serve per lavare e per pulire le superfici opache. Poi ho portato lo shampoo da utilizzare con l'acqua invece, okay, per un lavaggio normale. Purtroppo non ne utilizzeremo. Esatto. Questo qui è uno spray da utilizzare per pulire il cupolino della moto, la visiera del casco, gli occhiali. E questo allora ci verrà utile oggi. Esatto. E poi ci sono degli spray che normalmente vengono utilizzati dopo il lavaggio, quindi partiamo dallo spray degrassante, quindi uno sgrassante per pulire il motore. Questo è uno spray protettivo che viene utilizzato dopo il lavaggio della moto, che serve per tirar via tutta l'umidità dalla moto quando, dopo il lavaggio, e lascia una patina protettiva. E poi abbiamo lo Speed Polish, che è un prodotto che serve per pulire più a fondo le superfici, contiene anche cera, per cui le superfici rimangono comunque lucenti. Roby, andiamo a testarli. Va bene. Roberto, vedo che tra le mani hai un ventaglio di colori, spray rosa e panno azzurro. Cosa sono e perché hai scelto questi due prodotti per iniziare a pulire la BMW? Allora, questo qui è lo spray waterless wash, quindi lo spray per pulire la moto senza l'utilizzo d'acqua. È un prodotto con nanocomponenti che rendono la pulizia molto più semplice. E il panno in microfibra è molto importante, perché la microfibra molto spessa serve per fare in modo che la sporcizia venga poi assorbita dalla microfibra per non andare a graffiare le superfici. Dai, andiamo a vedere. Ok, allora incominciamo da questa superficie, facciamo una spruzzata, aspettiamo qualche secondo e andiamo a pulire. Quindi adesso
con la microfibra andiamo a pulire la superficie che abbiamo trattato e vedi che la superficie è tornata perfettamente pulita. Il risultato è evidente. Ti volevo chiedere una cosa guardando questa moto. Cosa non puliresti assolutamente a secco? Allora, in questo caso si vedono delle parti che sono molto sporche, come il parafango che è veramente incrostato e la parte posteriore della moto che... Il cardano ad esempio, sì, meglio non intervenire in questo caso. Esatto, c'è troppo sporco per intervenire con un prodotto senza acqua. Ok Roberto, sei stato illuminante. Io direi finiamo di pulire la parte anteriore e poi andiamo avanti. Ok Pino, allora io sono venuto a farti vedere come si fa, adesso tocca a te. Ok, affare fatto, ti avverto che sono capace. Come procede? Beh, lo sento abbastanza bene, il liquido sta, mi sembra, agendo. L'ho spruzzato, non so se ho fatto bene anche sulle parti metalliche, dimmi tu se... Assolutamente sì, ho fatto bene o male. Perché questo prodotto può andare bene su qualsiasi superficie, sia opaca che lucida, metalli, plastiche, non ci sono problemi. Oh, sembra che stia venendo pulita come deve. Cosa ne dici? Siamo qua perché poi qua le superfici sono parecchio estese. Ce ne va di prodotto perché comunque deve pulire, deve spostare lo sporco sulla superficie del liquido, quindi ce ne va. E poi usare chiaramente il panno in microfibra che fa il suo lavoro asportando tutta la sporcizia. Roberto, sul metallo mi sembra che lavori bene, forse perché il metallo essendo un materiale più liscio il panno scivola meglio e mi dà l'effetto... Beh, sicuramente la plastica opaca è un po' più difficile perché comunque è più rugosa e quindi è un pelino più difficile. Le superfici lucide, come puoi vedere dove hai pulito la scritta, si puliscono immediatamente. Però anche le superfici opache con un po' di olio di gomito vengono perfette. Ma se dovessi dare un consiglio, quali sono le cose da non fare quando si pulisce una moto? Allora, le cose da non fare, come sempre, sono quelle di non utilizzare poco prodotto. In questo caso, questo spray sicuramente non ne va poco perché sennò si rischierebbe comunque di graffiare la superficie. È la stessa cosa quando si lava con l'acqua, bisogna bagnare bene la moto in modo che tutta la sporcizia si gonfi con l'acqua, poi lo shampoo la ammorbidisce per poterla portare via. Quindi è sempre bene utilizzare tanto liquido per ammorbidire la sporcizia che c'è sulla moto. Quindi se ho capito bene che il lavaggio sia a secco o con acqua, è meglio comunque che il liquido sia sempre abbondante, in un caso l'acqua e nell'altro il prodotto. Esatto, sì, perché così la sporcizia si ammorbidisce più facilmente e viene via più facilmente anche. Come vedi lo stiamo utilizzando su tutte le superfici e come puoi vedere la risposta... Vedo che il panno ha una parte diciamo più liscia e una parte più rugosa. Sì. Cambia nel lavaggio o no? Cambia, va utilizzato dalla parte rugosa, perché come dicevamo prima deve essere spesso per spostare quanta più sporcizia verso l'interno del panno. Roberto, come sto andando? Direi che stai andando molto bene, mi sembra che la moto stia venendo ben pulita. Questa è stata una moto che ha fatto parecchi guadi, quindi non c'è del grasso spesso, ma c'è del liquido, come magari del fango, dall'acqua sporca che si è depositato e poi col calore si è seccato in maniera abbastanza copiosa. Vediamo un po' cosa viene fuori con questo lavoro. Come vedi il liquido fa la sua parte, ha portato via tutta la polvere e il fango che c'erano depositati sul motore e la moto sta tornando quasi come nuova.
Roberto, io direi, adesso andiamo avanti nella pulizia di questo lato, la lasciamo volutamente sporca dall'altra parte, così andiamo poi a vedere le differenze. Certo, facciamo vedere bene come funziona il nostro prodotto. Perfetto, direi che guarda, così devo dire che già il lavoro sta andando. Ok Roby, per un lavoro diciamo da pochi minuti mi sembra di essere già a buon punto. C'è dell'altro o mi fermo qua? Certo che c'è dell'altro, dobbiamo andare a rifinire le superfici opache. Ok, quindi hai un prodotto apposta? Esattamente, il prodotto che andiamo a utilizzare adesso è questo qui. Questo praticamente che cosa fa? È un pulitore specifico per le superfici opache, quindi non crea lucentezza, lascia l'opacità sulle superfici, però le protegge e le rende pulite. Quindi lo andremo a passare su tutta questa parte qui nera, ad esempio? Sì, esatto. Ok, ma vedo che hai un panno nuovo, perché questo è sporco? O... Sì, perché quello lì adesso è sporco e intriso di sporcizia, tutta la sporcizia che abbiamo tirato via dalla moto, e quindi per la finitura è meglio. È preferibile averne uno pulito. Un panno pulito o lavare quello che sia. Perfetto. Allora io direi, ti do questi... E prendo questi. Perfetto. Questo è un prodotto di finitura, quindi non serve abbondare tanto, però okay. La superficie deve essere comunque bagnata. Ok, ma se per caso va sulle parti non opache succede qualcosa? No, assolutamente no. Come puoi vedere le superfici rimangono lucide, quelle lucide, mentre quelle opache rimangono opache e vedi come... Il nero torna brillante, esatto. Opaco anzi. Vedi come la superficie una volta che si asciuga torna nera, opaca come all'inizio. Tu consigli di fare una sola passata o di effettuare più? No, ne basta una. Allora Roberto, devo dire che il risultato finale mi soddisfa parecchio, ma per dare un po' più di tono al motore, utilizzo sempre questo prodotto o hai dell'altro? No, questo prodotto adesso lo mettiamo da parte perché per il motore ci sono altri due prodotti che adesso ti faccio vedere che andremo a utilizzare. Quindi, dammi pure questi. Ci sono questi due prodotti. Ok, cosa sono? Questo qui... è il motorcycle degreaser che quindi viene utilizzato per pulire il motore, quindi se ci sono tracce di grasso, di olio, con questo viene pulito il motore senza avere un'azione molto aggressiva. È uno sgrassante leggero. Esatto, esattamente. Mentre questo qui serve proprio per proteggere il motore dalla sporcizia. Viene utilizzato anche sul motore bagnato. Viene spruzzandolo, porta via l'acqua dal motore e crea un film protettivo che fa scivolare via più velocemente lo sporco e quindi lo mantiene più a lungo. Ma in questo caso qui, dopo che abbiamo pulito il motore in queste condizioni, tu cosa consiglieresti di quei due prodotti? In questo caso consiglierei il Motorcycle Protectant. Perché nel senso va a creare una sorta di film protettivo intorno? Esattamente. Okay. Ti mantiene la vernice splendente e ti crea un film protettivo. Ok. A te. Questo è proprio uno spray, quindi vado come se volessi verniciare qualcosa. Esattamente, sì. Dimmi tu quando pensi che sia il caso. È sufficiente. Di... Ok. E sempre con lo stesso panno vado a ripassarlo. Esatto, vai ad asciugare il prodotto in eccesso. Adesso come puoi vedere il motore... Beh, diciamo che ha cambiato parecchio faccia. Eh sì. Sono andato un po' sulla plastica opaca. Non gli dà nessun problema, come puoi vedere, non si vede neanche che è stato spruzzato. Direi che ci siamo qua, no? Direi di sì. Posso utilizzarlo anche su questa superficie qui? Sì, questo prodotto può essere utilizzato sulle plastiche, sul metallo. Quindi anche sul paramotore? Sì. Quindi qua posso andare in maniera copiosa, però qui ho... un po' sporcato adesso, posso poi ripassare lo straccio. Esatto, vedrai che sparisce anche dalla superficie opaca.
Guarda come è tornata bella splendente. Beh, il risultato mi sembra interessante. E vedrai che l'acqua scivolerà via più facilmente, quindi anche quelle gocce che si vedevano di fango scivolano via più facilmente e tendono a non formarsi. Allora Roberto, mi sembra di aver fatto un buon lavoro. Tu cosa ne dici? Ma io direi che ad occhio direi di sì, però io ho un sistema scientifico per verificare se hai fatto un buon lavoro, perché questo prodotto ha all'interno dei reagenti e i raggi ultravioletti, quindi con una semplice lucina ultravioletta possiamo verificare se hai messo il prodotto dappertutto. Vedi come si nota? Quindi vuol dire che la parte del motore diventa viola, vuol dire che lì il prodotto esatto. si è adeso bene alle parti metalliche. Esattamente. E quindi puoi verificare il tuo lavoro scientificamente. Quindi ho fatto un buon lavoro. Esattamente. Ok. Bravo. Roberto, mi hai fatto venire qui nella parte anteriore della moto, quella frontale, vedo che in mano hai del nastro. Che intenzioni hai? Ho intenzione adesso di andare a lavare il cupolino. Per farti vedere il risultato finale, copriamo metà cupolino, così possiamo vedere il risultato dopo il lavaggio. Ma quindi vuol dire che hai dei prodotti apposta? Allora, andiamo a utilizzare il prodotto che abbiamo utilizzato prima, che è il lavaggio senza acqua. Quello rosa. Per togliere lo sporco più grosso. E poi andiamo a pulire con il prodotto azzurro il cupolino che è specifico per queste superfici. Li prendo. Allora, il prodotto rosa esatto. per la prima pulizia col panno che abbiamo usato prima per pulire. Esattamente. E adesso andiamo a spruzzare abbondantemente il cupolino. Lasciamo agire qualche secondo il prodotto, perché comunque il cupolino è abbastanza sporco, e lo andiamo a detergere con il panno in microfibra. Ok, adesso dopo questo primo passaggio conviene farlo anche all'interno? Sì, perché sennò il risultato rimane a metà. Ah, vai giù bello copioso anche sì. Come dicevamo anche prima, il prodotto va utilizzato abbondantemente per poter pulire correttamente senza rigare le superfici. Faccio un salto dietro così lo guardo attraverso. Beh, il risultato è notevole, soprattutto è la brillantezza della parte che hai pulito che è notevole. È la forza dei prodotti Makoff. Allora Roberto, sei stato illuminante per quel che riguarda la pulizia delle moto. Mi hai stupito con il liquido rosa per la pulizia generale, ma anche con il protettivo per le parti opache e per quello relativo al motore. Mi hai oggettivamente meravigliato invece con il lucidante per il plex, chiamiamolo così. Mi vuoi stupire con qualche altro effetto speciale o la finiamo qui? No, Makoff ha altri prodotti per la pulizia della moto e la manutenzione della moto, però ti voglio stupire con un prodotto per il casco. È un antiappannante da spruzzare sulla visiera. Ok, ne ho uno, lo prendo e torno da te. Tu recupera i prodotti. Ok, appoggio gli occhiali sulla sella, inserisco il casco, se respiri dentro la visiera si appanna. E adesso ti faccio vedere come funziona questo prodotto. Questo è il prodotto, è l'antifog. Adesso lo andiamo ad applicare sulla visiera e poi vediamo se si appanna ancora. Quindi? È ufficiale, non si appanna, però lo vorrei provare in inverno con 0 gradi fuori. Vedrai che farà lo stesso lavoro. Ok, ma a parte l'utilizzo sulla visiera del casco, questo prodotto lo potremmo
utilizzare anche sulla moto per qualche altra applicazione? Per altre applicazioni sulla moto no, però lo puoi utilizzare sugli occhiali, sulle mascherine. Quindi occhiali, Google, per esempio Google da motocross, piuttosto esatto, che sì. Okay. Occhiali da vista, piuttosto che con le mascherine si appannano facilmente. Perfetto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Due Ruote Garage, dedicata alla pulizia della moto. Come potete vedere, ovviamente alcune zone sono rimaste sporche, come il cardano e l'anteriore, su cui avremmo dovuto operare con dell'acqua. Qui però l'obiettivo era dimostrare come si potesse raggiungere un ottimo risultato anche lavando la moto a secco, ovviamente con dei prodotti mirati e di qualità. Fondamentale è stato il supporto di Roberto Diano di Splash Design con i suoi prodotti MacOff. Per cui che dire, se questo video vi è piaciuto mettete un like e un commento qui sotto. E ricordatevi che le moto sono sempre belle, ma pulite lo sono ancora di più.